Ciao a tutti, oggi vorrei farvi la recensione di un romanzo che ho letto qualche giorno fa, ho terminato qualche giorno fa, che è I fratelli Karamazov di Fyodor Dostoevskij. Diciamo che è un libro molto 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 bello, è diventato il mio romanzo preferito, però è molto impegnativo da leggere perché è lunghissimo, sono 905 pagine, che in realtà nelle edizioni che normalmente trovate sono suddivise in tre tomi, invece io l'ho trovata completa. E diciamo che è scorrevole da leggere per chi comunque già ha letto altre opere di Dostoevskij, perché comunque ci fa appassionare con la sua scrittura, questo lo sappiamo, però per chi si approccia a leggere Dostoevskij la prima volta non lo consiglio perché è l'ultima sua opera che ha scritto prima di morire, per cui è molto completa, molto ricca, quindi sarebbe il caso se vi approcciate a Dostoevskij di leggere qualche novella un po' più semplice per cominciare. Allora, la trama è molto lineare, diciamo, ci sono tre fratelli, i fratelli Karamazov appunto, che sono Dimitri, Ivan e Alexei, che sono figli dello stesso padre, Fedor Pavlovich. E diciamo che è un personaggio molto molto negativo, il padre di questi tre ragazzi, perché è un uomo dedito al vizio, alla lussuria, è un molto molto ricco perché ha accumulato denaro comunque nel corso degli anni ed è diventato un proprietario terriero, però è avaro, non ha nessun affetto verso i figli, la sua unica occupazione è quella di bere il cognacchino, come lo chiama lui, e poi andare dietro alle ragazze, perché comunque essendo ricco riesce anche ad avere delle ragazze con cui intrattenersi. Quindi è un personaggio negativo sotto tutti i punti di vista. E il conflitto principale che hanno i figli verso il padre è dovuto ovviamente al fatto che il padre li ha abbandonati, comunque non si è mai occupato di loro. Infatti la storia comincia proprio raccontando della prima moglie di Fedor Pavlovich, da cui ha avuto Dimitri, poi lei muore e quindi lui si risposa e dà gli altri due figli, Ivan e Alessa. Quindi si tratta di ragazzi giovani, che sono appunto Dimitri che ha 28 anni, che è un soldato, poi abbiamo Ivan che ha 23 anni ed è l'intellettuale della famiglia, e poi Alexei che è un novizio, quindi sta in un monastero. Il conflitto principale lo ha Dimitri verso il padre perché sono innamorati della stessa ragazza che è Grusenka, una ragazza molto bella, molto giovane, che all'inizio non è molto convinta su chi appunto dirigersi, se il padre o il figlio, perché il padre è molto ricco, invece il figlio è povero, comunque è un soldato, non ha nessuna rendita. E soprattutto come il padre ha, diciamo, un lato che lo caratterizza, un animo molto tormentato e soprattutto non ha un indirizzo preciso sulla sua strada, diciamo che prende molto spesso parte a delle risse, è molto turbolento, non ha una strada, come ho detto, ben precisa. E quindi non sa se può offrire qualcosa di valido a questa ragazza oltre ai suoi sentimenti, perché comunque è un ragazzo molto buono, però non è inquadrato, fra virgolette. Poi abbiamo Ivan, che è l'intellettuale della famiglia, come ho detto, infatti ha scritto un libro che è Il Grande Inquisitore, che parla dell'ateismo, perché lui è ateo. E diciamo che nel libro, nel romanzo, è proprio riportato un capitolo che è proprio il Grande Inquisitore. Quindi, ovviamente, se volete saltarlo perché non vi interessa, potete anche saltarlo. Infatti, si può anche comprare solo il Grande Inquisitore nelle librerie. Però io l'ho letto perché comunque ti fa capire anche ancora di più tutta la psicologia, tutto il modo di scrivere di Fyodor Dostoevskij. Quindi, secondo me, è importante anche leggere il Grande Inquisitore. E poi abbiamo Alesa, che è un novizio, quindi è il più piccolo dei fratelli, sta in questo monastero presso lo Starek Zosima, di cui c'è un'altra digressione, perché il libro è ricco di digressioni. Cioè, oltre a questa storia lineare principale di questi tre fratelli con il padre, abbiamo anche altre storie. Infatti parla anche della giovinezza di questo Starek, che sarebbe in realtà un santone presso cui i novizi appunto imparano, quindi tutta la storia di questo santone, e anche in questo caso c'è un capitolo a parte, quindi si può anche saltare, però io l'ho letto tutto. E poi infine un'altra storia parallela è la storia di un bambino, Ilusa, che conosce in realtà Alesa, e poi diciamo è tutta una storia a parte che però comunque è importante per il romanzo. Diciamo che è un romanzo completo perché c'è un po' di tutto, c'è l'amore, c'è anche un omicidio, quindi c'è anche un processo che si può seguire, diciamo, è molto interessante, le vicende processuali sono fatte molto bene secondo me. Poi c'è la parte comunque di teologia perché parla molto di Dio e ci sono dei dialoghi molto molto belli, infatti ho sottolineato molte frasi, molti aforismi che secondo me sono bellissimi. Infatti è un libro che mi ha lasciato tanto a livello emotivo.
E anche sia come scrittura che è stupenda, perché comunque è ricca, è un linguaggio bellissimo, però anche come emotività mi ha lasciato tanto. Infatti ancora ne parlo perché mi ha colpito tantissimo. Ovviamente, se vogliamo parlare dei personaggi, sono, ben, cioè, diciamo, sono ben caratterizzati. Ognuno di noi si può riconoscere appunto in uno dei tre fratelli. Ad esempio, a me è piaciuto molto il personaggio di Alice Kay. E poi diciamo che un'altra caratteristica del romanzo che mi ha colpito è appunto il fatto che riesce a integrare tutte queste varie parti creando un'opera unitaria alla fine. E quindi la mia opinione è super positiva su questo romanzo, è il più bello secondo me che ha scritto Fedor Dostoevskij. Non vi svelo altri dettagli sulla trama perché altrimenti è un peccato, perché per chi vuole leggerlo poi è peccato che svelo qualcosa. Però lo consiglio e sicuramente poi leggerò altri romanzi che non ho letto di Dostoevskij, però secondo me non saranno mai come questo perché veramente è stupendo. E niente, io vi mando un bacio, un saluto e se volete altri video di questo genere, recensioni di altri libri, fatemelo sapere nei commenti perché sono un'accanita lettrice, quando ho tempo divoro libri a più non posso. Mettete un like se vi è piaciuto questo video. Ciao!